nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buon Natale Matteo e buon Natale a te che tu hai visto con la coda dell'occhio. Adesso prendo la schiuma da barba, questa qua, questa ne è arrivate parecchie e dovrebbe essere stato Rebumar, però non ci ho messo il biglietto. Oggi è Natale 2022, pensa che roba. Adesso io prendo queste qui, mi pare, o i relab che me ce l'ha mesi, però io prendo queste qua adesso, che forse me la mandate il Rebumar, non si sa, però non c'è scritto niente. Comunque io ringrazio. E adesso mi bagno la pelle. Guarda un po', queste qui la mette eccezionali, eh. Quell'altra pure, eh. Queste qua pure. Mi sa che tra queste e queste qua è buone più o meno nella stessa maniera. Queste qua sensitive, Comfort Gel. Dentro Quinta e Selame c'è un gel che slitta meglio e taglia meglio. Questo non ce l'ha il gel, però è buono uguale perché c'è sempre tre lame. Adesso mi bagno il volto della faccia. Comunque, spero che vi sia piaciuto a tutti voi, se l'avete visto, il format di Babbo Natale, che poteva venire meglio. Infatti, il primo mi è venuto meglio. Dopo, purtroppo, mi è andato perso, perché sto computer qui non la fa più. Questo computer mio vecchio non la fa più. Chi è che gli lavorerà bene è il computer, quello che ha preso, si è intascato il corriere, quindi lui lavorerà bene. Speriamo che quello fa i video simili a quelli che fui io, nel senso che li lavora e tutto, così quel computer è perfetto per lui. Questo qua invece non la fa più, c'ha il microprocessore, è finito. Per adesso non me lo posso fare un altro, però quando potrò me lo farò uno adeguato. Nel frattempo i video, quando, per non perderli più, l'amico mio mi ha consigliato da prendermi un hard disk esterno, li metto lì, li lavoro al computer, dopo se mi viene male almeno ce l'ho. Invece io cosa fo? Metto l'SD nel computer, trasporto i file nella memoria D e poi cancello l'SD, perché non mi ci rimase quasi più. Ce ne sono solo due, una per il drone e un'altra per portarmi in giro. Quindi io cosa fo? Quando metto l'SD dentro il computer, no? E sposto i file dei video che ho fatto nella memoria D del computer. Una volta che va nella memoria D, quando lo vado a prendere e mettere i file dalla memoria D al programma, a volte mi viene video non leggibile, file corrotto, video non leggibile. Quindi è un problema, mi ha detto l'amico mio, che è del processore del computer, che è finito proprio, è finito. Infatti Emblema, ieri sera, Emblema è un utente che non dico il nome per privacy, però che conosco io, ha detto che gli faceva pure a lui così. Dopo ha dovuto buttare via il computer proprio, perché anche se lo formatti non c'è niente da fare. Per cui il video di Babbo Natale, il primo che ho fatto, che mi è venuto benissimo, però non c'ho le prove perché te non lo possi vedere, non ci credi, ma a me mi può fregare meno, però non c'ho le prove, ma mi è venuto benissimo. Purtroppo quello, il file era illeggibile, era corrotto, mi diceva file illeggibile, allora ho dovuto togliere tutto, eliminare, è finito, e rifarne un altro da zero, capito? Allora la tuta, la barba, tutto rovinato, mi si è rovinato tutto facendolo due volte. Quindi non è facile, non è così semplice come pensano diverse persone
a fare i format di quel genere lì. Adesso tanti di voi aspettano la Befana di quest'anno, la Befana 2022, no, la Befana 2023. Però la Befana 2023 per il momento non ho la maschera. Se non ho la maschera non me ne va a me da modificarmi tutto il volto, sa qualcosa, capito? Dovrei usare un sacco della mondezza nero, io le idee ce l'ho, eh. Quindi ti voglio dire che adesso, se potrò, la comprerò io sa maschera, se no non lo faccio il format per quest'anno. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Con l'alta pressione che è arrivata, chissà se potrà venire la neve e se andrà via quest'altra pressione, chissà, non lo so. Comunque, chi vivrà vedrà. Quindi ti voglio dire che il format di Babbo Natale è la replica, perché quell'originale è andato perso. Quell'originale viene bene, il primo viene sempre meglio del secondo. Dopo, se te non l'hai visto, valla a guardare se te ne va, eh. Metti un bel like, che mi fa piacere. Dopo, a chi piace può mettere anche un grazie, un sostegno per il canale, mettendo un grazie, se può fare pure quello. A posto. Senti, mio padre se strozza, è anziano, eh. È anziano. Genitori anziani, dopo c'è chi ha che non ce l'ha nemmeno i genitori, che già l'ha persi tutti e due. La vita, sta vita dura poco, allora bisogna usufruirne meglio possibile, bisogna fare del tutto per volerci bene, perché se si vuole male dopo non si dorme la notte e c'è i pensieri, e se sta sempre male in continuazione, regna proprio la depressione, avendo odio per le persone, no? Regna la depressione, ci dice pure, guarda, ci fa pure rima. Avendo odio per le persone, regna la depressione. Perché uno sta sempre lì a fa cagnara, dopo ti viene le ulcere e ti viene, a volte viene pure i mali, i malori grossi. E poi a forza di essere esauriti, depressi e tutto, può venire anche infarti, eh? Non scherziamo, sa se faccende qui. Guarda quanto taglia bene, oh! Porca miseria, ste lamette, ste lame me ce le voleva proprio, eh. Grazie Re Boomer, auguri anche a te e a tutti voi che mi state guardando, oppure comunque vada, se non è stato lui, auguri io anche a chi è che non mi ha mandato le lamette, eh. Perché gli auguri bisogna farli a tutti, però se lamette eccezionali, è eccezionale. Adesso io mi preparo per andare alla messa. Ieri sera non ci sono andato perché c'avevo un sonno, mi si portava via. Ieri ho lavorato un sacco, guarda che per fare quei format lì di pochi minuti c'è lavoro dietro, e dietro le quinte è tutto un lavoro, eh. È un lavoro enorme. Guarda che roba, oh. È incredibile sta lametta, non mi fa un taglio, manco un taglio. Dopo è comprensibile se uno c'ha i brucioli che sporge, se stacca tanto.
Allora, guarda, adesso me levo sta schiuma, me la metto qui, vedi, la riutilizzo, quella lì che era nel pizzo di capo citrullo. Invece Re Boomer o Capo Truman è la stessa persona che forse mi ha mandato ste lamette. Dopo io ringrazio pure Oirelab che mi ha mandato il panettone che ho mangiato il panettone di Oirelab nel format, no, nessuno, ieri sera con mio cugino Luca, Dani e Mauretto. A posto, vedi? Anzi, dai, taglia bene un bel po' se la metti. Che spettacolo! Oh, una bella impennellata alla pelle, come si deve, eh? Purtroppo invece il video del motorino l'ho ripetuto per la seconda volta, pure quello, e purtroppo ho lasciato il cellulare vicino alla videocamera, perché ieri l'ho fatti due volte quei due video lì. Che macello. E allora, lasciandolo vicino la videocamera, il cellulare fa tutto 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 tutto, è un'orchestra. Quello è uno sbaglio a fare i video col cellulare vicino. È uno sbaglio, eh. Però pazienza, dai. Tanto un video che guarda solo 100 persone. E quello della Befana mi gusterebbe farlo. Però per farlo c'è bisogno della maschera. Adè, vedo, se la fo a comprarmela io, se non la fo, niente, non ci sarà. Però nella lista Amazon, la vedete, c'è diverse tipologie di maschere che ci ho messo. A posto. Io ho fatto. Adesso ci mando a babbo al bagno, se no si incazza come una bestia, bestemmia come un dannato, anche oggi che è Natale. E poi ritorno qui, mi fa il bagno e vado alla messa. Guarda, mi taglio gli ultimi peletti che sporge dal gargalozzo nella laringoiatria, vedi? Guarda, oh, guarda che roba. Oh, vedi? Guarda un po'. Guarda un po'. E la miseria. A posto. Allora, adesso mi metto anche il sapone emostatico, vedi? Il sapone emostatico, perché un buchetto me l'ho fatto, per tanto è inevitabile. Guarda un po', oh, guarda, vedi, qui mi cresce di più il pelo, più lungo. Questo qua invece è più corto, vedi? E chi non va bene. Un po' lo tagliavo, ma non ho fatto tanto. Allora, io ti dico che famo del tutto per far essere tutti i giorni Natale. Ieri sera, mentre facevo la live, no, sul canale Viola, chi è che mi segue nel canale Viola? Te no, sicuro. Mi seguono 20 persone. Te non mi segui sicuro sul canale Viola, sono sicuro. Matteo Motio, manco mi ricordo più il titolo, pensa un po'. Praticamente il canale mio si chiama Matteo Montesi Official su Twitch, no? E allora, mentre facevo la live, e la gente a Castelfidardo, i ragazzi così, mi hanno fatto gli auguri, mi hanno salutato, stati gentili, ho incontrato persone gentili.
cosa che non succede, non succede giornalmente. Adesso, perché c'hanno le ferie, le vacanze, gli gira bene a qualcuno. Se no, sarebbe bello tutti i giorni a salutarci come negli anni 80, 90. C'era, insomma, le persone erano, ovviamente, la generazione era più giovane, più felice, meno presa dai social network, quella volta non c'era. Era bello che il Natale era tutti i giorni, che fosse Natale tutti i giorni nei nostri cuori, volendoci bene, salutarci e ringraziare a Dio per la giornata che ci ha donato, per la vita che ci ha donato. Dopo non ce la sfogamo con Dio se le cose vanno male, perché Dio non c'entra niente, c'entriamo noi che abbiamo creato sta vita un inferno. Le creature umane hanno creato una vita un inferno, dopo anche quelli non umani, ovviamente, perché quelli che comandano, quindi il diavolo in primis, però l'uomo gli ha dato retta. Se l'uomo non gli dava retta, stammi meglio. Però il sé è il mondo dei selleri, cerchiamo da volerci bene e a fare in modo che tutti i giorni sia Natale nei nostri cuori. Ciao. Ah, il preppe. Non deve essere Natale solo oggi, tutti i giorni. A posto, ti saluto. Thank you.